Servono 5 set alla Igor Novara per evitare un clamoroso KO casalingo nel turno infrasettimanale con le ragazzine terribili del Club Italia. La squadra di Massimo Bellano strappa un meritatissimo punto su un campo difficile, trascinata dalla giovane ex Alessia Pupulini, dominatrici per 2 set e mezzo, insieme a Pietrini, Nuacalor, di una gara che la squadra di Massimo Barbolini ha ripreso per i capelli solo chiamando in causa tutte le sue titolari. La scelta di Novara di concedere spazio in partenza a tante seconde linee, infatti, non dà i frutti sperati, perché l'unica a metterci come sempre la faccia giusta è l'intramontabile Piccinini, mentre Nizetic, Bicci, Zannoni e Stufi sprecano la loro grande occasione per mettere in discussione certe gerarchie interne. Dall'altra parte le ragazzine di Bellano dimostrano di non avere alcun timore reverenziale, attaccano la partita tutta per poi calare inevitabilmente nel corso della sfida, ma senza mai perdere la bussola. Grande avvio di gara non solo per Pupulini ma anche per Pietrini, 8 punti nel secondo set, e per la già citata Nuancalor. Ne escono 2 set praticamente a senso unico con il Club Italia che prende subito il largo e controlla con grande personalità i parziali, chiusi a 21 e 22. Barbolini a quel punto decide di inserire prima Egonu per Bizzi e Velikovic per Stufi, poi Barsch per Nizetic ed infine anche il libero Sansona per Zannoni. Egonu scalda il braccio ed in 2 set e mezzo mette a segno 20 punti di pura classe. La centrale campione del mondo ne mette 8 con il 71% e Piccinini ci mette il sigillo finale. Il tie-break non ha storia, con Novara che sale subito sul 5-0 e poi sul 10-3, prima di andare a chiudere 15-6.